cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello, il piacere del gusto. Dati Istat. In Italia più di 800 furti al giorno. Servono contromisure più efficaci. La soluzione Elmo SPA non è solo il massimo per quanto riguarda la sicurezza contro furti ed effrazioni, ma unisce anche il bisogno di comodità. Integrando antifurto, videosorveglianza, domotica e antincendio in un'unica piattaforma gestibile da smartphone, tablet e PC. Completamente prodotto e certificato in Italia. Scopri anche le soluzioni sviluppate contro la pandemia da Covid-19 e i servizi di vigilanza personalizzabili. Elmo SPA, Global Security Solutions. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Esordiamo con le nostre solite vignette, a me molto care, specialmente quelle vignette che sono ricchissime di contenuti. Iniziamo con quella di Giannelli, che lo ricordo appare sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sono tutti in un unico letto, questa grande ammucchiata che si profila. Poi farò un mio commento e parlerò ancora per qualche minuto virtualmente con il dottor Draghi. È importante che io lo faccia nella speranza che lui possa essere raggiunto dai miei accorati appelli per salvare questo paese. Via con le vignette. Siamo in questa camera. Vedete, c'è l'immagine del presidente Mattarella e a letto ci sono diversi personaggi, una coperta e 7 guanciali. Ci sono tutti i rappresentanti dei partiti che hanno dato l'appoggio a Draghi. C'è anche Berlusconi, che è il più piccolino, vedete, vicino a Salvini. E ai piedi del letto, sotto il letto, si scorge la figura di Giorgia Meloni. Brava Giorgia, poi ti dirò qualcosa. In separata sede. Devo darle la mia solidarietà. A seguire vai a vedere la vignetta di Krančić. Mario, lo devo proprio baciare. Mi sembra di riconoscere la Boldrini. Comunque è un esponente di sinistra. A terra c'è un rospo con l'immagine di Salvini. E fuori campo si sente Mario Draghi dire: no, Laura, lo devi ingoiare il rospo. Avete capito bene? Lo deve ingoiare il rospo Laura Boldrini. Io sono convinto
che Mario Draghi non risolverà tutti i problemi del paese, però rispetto al suo predecessore, all'avvocato Giuseppe Conte, non c'è confronto per lo spessore, per la qualità, per la notorietà, per la stima, perché per salvare questo paese, lo dico sottovoce, ci vorrebbe un governo con i contro, con i cosiddetti, con gli attributi, senza paura, ma ahimè, resterà il mio un sogno confinato nel cassetto, perché solo con un governo di destra si potrebbe arginare questa deriva. Ripeto, Draghi farà qualcosa, già è riuscito a mettere insieme sta armata Brancaleone. Voglio vedere come si comporterà sul versante dell'immigrazione e voglio vedere Salvini. Mi auguro che il dottor Draghi ponga fine a sto schifo. Dottor Draghi, io penso che lei se ne sarà accorto che il paese fino all'altro giorno è stato governato da una banda di dilettanti allo sbaraglio, devo stare attento a come parlo, gente incompetente. E poi mi perdoni, dottor Draghi, io devo cominciare anche a richiamarla, che ci azzeccava la presenza del comico genovese, tale Beppe Grillo. È vero che lui ha fondato il partito, ma non è un deputato, non è un senatore. Per chi non sapesse, il comico genovese ha guidato la delegazione grillina quando sono andati quelli del Movimento 5 Stelle a parlare con Draghi. È uno sconcio, è uno schifo, lasciatemelo dire. È chiaro che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Io l'avrei messo alla porta. Io Draghi, avrei detto a Grillo: lei sarà il fondatore del partito, lei sarà il capo, tutto quello che vuole lei, ma lei resta fuori. Invece faceva parte della delegazione grillina. È come se un medico, parlando di una terapia, si mette a che fare con un meccanico, con un giardiniere. Vedete l'assurdità di questo paese. Però ripeto, nonostante questi limiti, queste critiche che io muovo a Draghi, è 100.000 volte meglio Draghi che non Giuseppe Conte, che stava portando il paese sul baratro. Dottor Draghi, mi faccia contento, si adoperi, elimini questi incompetenti. Noi abbiamo avuto ministri della Repubblica che solo al pensiero che ci rappresentassero all'estero ci facevano vergognare. Un Luigi Di Maio, ministro degli esteri, una roba, un assurdo, una Zolina, ma l'avete mai vista la Zolina? Ha distrutto la pubblica istruzione, grida vendetta il provvedimento con i banchi a rotelle, hanno buttato soldi pubblici fuori dalla finestra, non è servito a niente, adesso si parla di regalarli a paesi del terzo mondo. Quindi, dottor Draghi, si renda conto, noi siamo nelle sue mani, il suo sarà un compito
quasi proibitivo, mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, tutta questa ammucchiata, non lo so, le auguro buon lavoro, per il superiore bene dell'Italia. Non le remo contro, però la invito a comportarsi con correttezza, dottor Draghi. Elimini gli elementi spuri, la gente che non conta niente non deve far parte dell'esecutivo. Parrebbe capire che prevarranno i tecnici, però lui dovrà dare il contentino anche ai partiti. Voglio vedere su chi cadrà la scelta dei politici. Avevo da qualche giorno in ghiacciaia una vignetta locandina, dai, bellissima, a proposito del Movimento 5 Stelle, che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Regia, intervieni! Il tonno è finito. The end, fine. In americano è scritto. Ve l'avevo detto che è buono. Nella scatoletta riconosciamo con certezza l'altro scienziato, Bonafede, ecco, ho dimenticato anche di dire Bonafede, il guardasigilli, ministro della giustizia, Bonafede, povera Italia. Poi Giginiello Di Maio, riconosciamo la Raggi, sindaco di Roma, e questo, il primo a sinistra dovrebbe essere Crimi, il responsabile politico. Quindi la mia speranza è che Draghi faccia piazza pulita, che elimini questa gente volta gabbana, avventurieri della prima ora, incompetenti, una ciurma di dilettanti allo sbaraglio stava guidando il paese. I soldi dell'Unione Europea forse sarebbero stati usati in maniera anomala. Ecco perché io ritengo che la presenza di Mario Draghi da sola, essa rappresenta un buon viatico, ci fa sperare. Lui avrà grosse difficoltà, non ho ben capito il programma, però forse il ministro degli interni, si dice che rimarrà la Morgese, dottor Draghi. Continuano ad arrivare sti disperati. Ecco perché ho esordito dicendo che alla fine non risolverà il grosso problema dell'Italia, perché per farlo ci vorrebbe un governo autorevole, un governo che non avesse paura di minacce, di ritorsioni, di ribellioni in strada, rivolta dei sindacati, dei compagnucci, popolo delle bandierine, le sardine, il Santo Padre, tutti si metterebbero insieme contro un eventuale governo forte che potrebbe assicurarci una ripresa effettiva. Perché quando la malattia è grave, i rimedi devono essere altrettanto gravi, altrimenti sono pannicelli caldi. Io voglio vedere come faranno a stare insieme Salvini con Zingaretti, con quelli del Movimento 5 Stelle, e se dovesse far parte della combriccola LeU, quelli dell'estrema sinistra, io non lo so come farà Draghi, si muove su un terreno minato.
solidarietà a Giorgia Meloni. Brava Giorgia! Nelle vignette la mettono sotto il letto, di nascosto, è l'unica che è coerente con le proprie idee. Ed è per questo che la stanno attaccando anche in maniera vergognosa. Leggevo un articolo sulla Stampa, se la prendono anche con Ginevra, la sua bambina. Vergognatevi, pennivendoli! Giannini, direttore della Stampa, si deve vergognare. Affrontate l'avversario politico in maniera decente, con armi regolari, non come siete abituati a fare voi. Fai vedere il contributo che riguarda la Meloni, grazie. Maggioranza sgangherata, noi non siamo affatto isolati. C'è stata una bella intervista di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha detto: sui migranti deciderà il capo del carroccio o la Boldrini. Noi faremo la nostra parte per il paese, senza inciuci e senza chiedere poltrone. Brava, brava Giorgia, brava, brava, brava. Distaccati da questo gregge. La coerenza alla fine verrà sempre premiata. Per chi non sapesse, lei giustamente non ha chiuso le porte a Draghi, non vi farà parte dell'esecutivo, però ha detto: valuteremo caso per caso, al limite ci asterremo, valuteremo la natura dei provvedimenti da votare e saremo con Draghi per quei provvedimenti che noi riterremo giusti e combatteremo quei provvedimenti che noi non riteniamo all'altezza. E se non è coerenza questa, è per questo che è diventato il bersaglio. Mi raccomando, dottor Draghi, non si dimentichi l'immigrazione, perché sti quattro falsi profughi, fra i quali moltissimi sacchetti a perdere, continuano ad arrivare e li dobbiamo rifocillare. Quindi è una bomba quella relativa ai profughi. Dottor Draghi, si ricordi queste parole, io le sono vicino, la seguirò passo per passo, pronto ad applaudirla qualora lei metterà in campo provvedimenti forieri di salvaguardia del nostro paese, che possono traghettare l'Italia ad uscire dalle sabbie mobili. Ma la contesterò qualora ritengo che lei non faccia abbastanza sul versante dell'immigrazione clandestina. Mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a chiudere, grazie. Dati Istat. In Italia più di 800 furti al giorno. Servono contromisure più efficaci. La soluzione Elmo S.p.A. non è solo il massimo per quanto riguarda la sicurezza contro furti ed effrazioni, ma unisce anche il bisogno di comodità. Integrando antifurto, videosorveglianza, domotica e antincendio in un'unica piattaforma gestibile da smartphone, tablet e PC. Completamente prodotto e certificato in Italia. Scopri anche le soluzioni sviluppate contro la pandemia da Covid-19 e i servizi di vigilanza personalizzabili. Elmo S.p.A. Global Security Solutions. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free di Internet. Pregherei la regia di offrire i contributi relativi alla nostra Giorgia Meloni. L'apertura della verità. Giorgia
e il Draghi. C'è stato un botta e risposta fra la Giorgia Meloni e Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Giustamente la Meloni dice: con il PD e il Movimento 5 Stelle non si aiuta l'Italia. Noi rispettiamo la parola, faremo opposizione patriottica. Maurizio Belpietro le risponde: vediamo programmi e ministri, se il centrodestra è unito può cambiare verso al governo. E a seguire fai vedere il primo piano della Giorgia. Ci sono stati dei vergognosi insulti alla leader e alla sua piccola Ginevra. Vergognatevi! La Stampa, quotidiano nazionale di sinistra, la figlia della Meloni è un prodotto. Ma come? È un prodotto? E hanno avuto da ridire anche sul compagno della Meloni. Vedete la sinistra? Il livore, la cattiveria, l'odio che alberga in quelli della sinistra ti fa capire tante cose. Loro ti attaccano a prescindere. Se non ti adegui al carrozzone del pensiero dominante del politicamente corretto, ti crocifiggono. Fascista, la prima parola, leghista, qualunquista, retrogradi, solo perché non la pensiamo come loro. E loro si permettono di offendere la Meloni, ma poi sulla bambina. Cosa c'entra la bambina? È il prodotto dell'unione con il suo compagno. Si devono solo vergognare. Un appello ai siciliani: lasciamo stare i lampedusani, perché c'è il sindaco, un tale Totò Martello, di sinistra, si è lamentato. Dice: noi non ce la facciamo più, è una vita, Totò Martello, che ti stai lamentando. Voi votate a sinistra e vi meritate questa situazione. Poi c'è da registrare la presa di posizione del sindaco di Ragusa, dove è approdata la nave Ocean Viking. Altri 410 disperati, falsi profughi, sacchetti a perdere. Lo vogliono dall'Europa, ma l'Europa se ne frega dell'Italia. Forse adesso guarderà l'Italia all'Europa con un occhio diverso, che prima avevamo una banda di dilettanti allo sbaraglio, Voltacabana, Volonterosi, filibustieri. Draghi ancora è tenuto in considerazione, ecco perché ho detto che non c'è confronto fra l'ex monarca Giuseppe Conte e Mario Draghi. Offre quest'ultimo maggiori garanzie. Però voglio vedere se lascerà la Lamorgese, dottor Draghi. Lei se ne pentirà se lascerà la Lamorgese al timone del Ministero degli Interni. Fai vedere quell'altro contributo. Conte lascia in eredità la grana profughi. Ieri sbarcati 422 migranti, fra cui alcuni infetti. In questa foto piccola riconosciamo la signora Lamorgese. Mamma mia! Chi deve fare il ministro degli Interni? E chiudo con un'altra mia preghiera al presidente Draghi. Dottor Draghi, io lo so che lei è persona valida, di spessore. Lo so che farà fatica a coniugare il tutto, sta ammucchiata. Faccia capire che il reddito di cittadinanza, così come viene elargito, è una iattura. Dottor Draghi, mi consenta.
Sto schifo del reddito di cittadinanza! Lei dovrebbe avere il coraggio di cassare, di cancellare il tutto, ma so che troverà sulla sua strada le barricate grilline, perché il Movimento 5 Stelle non mollerà l'osso, perché hanno costruito, come dico da tempo, le loro rendite di fortuna, di posizione sulla sciagurata, famigerata legge sul reddito di cittadinanza. Ma se lei mi facesse la grazia, io le sarò riconoscente, dottor Draghi. Hanno fatto un libro nero, non vi dico quello che è venuto fuori. Chiudiamo con quest'ultimo contributo, regia, a favore dei riottosi, di quelli che non mi credono, degli anonimi, dei benpensanti della sinistra. Il libro nerissimo del reddito di cittadinanza. Quante truffe e maneggi dietro l'assegno riservato agli indigenti, fannulloni, giocatori, criminali, in tanti hanno incassato senza averne diritto, e fra i beneficiari uno su quattro ha trovato lavoro. Ecco, ho ragione di lamentarmi, sì o no? Basta con l'assistenzialismo, bisogna aiutare quelle persone che hanno effettivamente di bisogno, ma tagliare il resto. E valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Sto cominciando a dialogare virtualmente con il dottor Mario Draghi, presidente incaricato, che diventerà presidente del Consiglio. Ha una grossa grana per le mani. Volevo dire qualcosa sui costruttori, sulla figura di cacca che hanno fatto i costruttori, quelli che dovevano salvare. Domani dedicherò l'apertura a questi Volta Gabbana, perché di Volta Gabbana si tratta. Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie alla regia di Giovanni Stoppa per la parte tecnica. Arrivederci.